Col passo della grande squadra, la Virtus Teramo vince agevolmente a Roseto per 4-0, mettendo in mostra una levatura tattica e tecnica di categoria superiore. È bastata sbloccare la gara con il giocatore in più in organico, D'Egidio, e poi per l'11 di Moro è stato più semplice, anche agevolmente, vincere. La cronaca, condizionata dalle pessime condizioni del campo, la partita parte a ritmi molto blandi, non decolla. Errori nei fraseggi per entrambe le parti, occasioni da gol zero, solo qualche incursione sulle fasce da ambo le parti che non producono nulla. Bisogna aspettare il 21esimo per vedere un'azione pericolosa in area ed è di marca rosetana con un tiro cross di Petre che costringe alla respinta di pugno di Di Giuseppe. Al 26esimo ci prova la Virtus con Rinaldi, ma il tiro è troppo debole e centrale ed è facile preda di Merletti. Al 30esimo punizione insidiosa di Micolucci finisce di poco alta sopra la traversa. Successivamente esce Spanu per un infortunio, al suo posto entra Nespeca. La Virtus prova a spingere, al 37esimo arriva il gol su azione insistita sulla fascia sinistra di Bizzarri, raccoglie D'Egidio che è il tempo di aggiustarsi il tiro e piazzarlo all'angolino, Virtus in vantaggio e finisce qui in pratica il primo tempo. Nella ripresa pronti e via la Virtus Teramo raddoppia, passano infatti tre giri di lancette e Maranella su azione di ripartenza servito da D'Egidio gonfia la rete. La Rosetana prova a reagire subito, al quinto un gran tiro di Marinelli viene respinto in angolo da Di Giuseppe, ma nel miglior momento dei biancazzurri arriva la terza rete virtussina con la doppietta personale di D'Egidio al nono con un tiro a giro. I biancorossi ora giocano in scioltezza e controllano la partita, ma la Rosetana non demorde. Al 20esimo una punizione insidiosa di Colleluori viene deviata in angolo. Al 26esimo il momento di Pigliacelli che rientrava da un infortunio, proprio lui si rende pericoloso al 33esimo con un tiro che però finisce alto sopra la traversa. Scampoli di partita anche per Giorgio Cini rientrante dopo uno stop di oltre un mese e mezzo. La Rosetana ha il tempo sul finale al 43esimo di creare scompiglio in area avversaria con il nuovo entrato Bonavita, ma l'azione sfuma. Ma è la Virtus a calare il poker con la doppietta personale di Maranella che di testa raccoglie un assist perfetto di Bizzarri. Finisce qui la partita che vede trionfare la Virtus Teramo, con questa vittoria rimane nel treno di Fontanelle e Ponte Vomano. Per la Rosetana seconda sconfitta consecutiva per una prestazione a livello fisico forse condizionata anche dal turno infrasettimanale contro il Luco.